scattato allo scopo di colpire a freddo, quasi a voler confermare la legittimità del suo ruolo di rivelazione del campionato. Moro creava subito una situazione pericolosa dalla quale il Milan usciva con un certo affanno. Forse la presenza di Rigamonti, che debuttava dopo anni di panchina e scampoli di partita, poteva aver suggerito questa tattica, ma la risposta milanista, altrettanto rapida, spegneva le velleità della squadra marchigiana. Per una ventina di minuti Milan e Ascoli offrivano uno spettacolo pregevole, anche se ad andare in gol era certamente difficile. Si avvicinavano comunque i campioni che reclamavano anche questo rigore. Replicava l'Ascoli con una gran botta di Moro. La risposta milanista veniva al termine del primo tempo, era di Antonelli che dopo uno slalom riusciva però a mettere la palla fuori. Nella ripresa era ancora Moro a ripresentarsi, ma senza creare grosse difficoltà per Rigamonti. L'ombra dello 0-0 cominciava a gravare sul campo nonostante le maggiori pressioni del Milan. L'ingresso di Capello non riusciva a fornire incisività ai rossoneri. Pulici non era impegnato oltre la normale amministrazione e l'unico intervento nel corso della partita veramente difficile veniva al termine di questa azione tra Novellino e Antonelli. All'Ascoli restava il dubbio di un rigore su Bellotto non visto dall'arbitro e quando usciva Moro per infortunio la partita era praticamente chiusa. Restava in vita solo per una pericolosa spinta di eccessivo agonismo che l'arbitro Lattanzi bloccava sul nascere con quattro ammonizioni. 3 per il Milan, 1 per l'Ascoli.